benvenuti a tutti. Quanti sono qui per la prima volta? Alza la mano. Salvatore ormai è. Dio ti benedica, benvenuto. Veramente Dio benedica la tua casa, la tua famiglia. Allora, siamo veramente felici che abbiamo organizzato qua velocemente il tutto. E grazie a tutti quelli che avete preparato questa splendida location. Ma effettivamente siamo in chiesa, diciamo. Ok, stiamo anche il link ai figli spirituali che sono fuori, che non state in diretta. Ok, un saluto anche a voi, Dio vi benedica. Allora, possiamo fare anche direttamente Monica, come importante che non esce nella... Ma sto scherzando. Ok, ok. Eh sì, facciamo direttamente con lei. Allora, voglio dare il benvenuto. Non vi preoccupate perché non staremo qui a lungo. Penso per mezzanotte ce ne usciamo. No, però dopo abbiamo veramente una bellissima serata, anche di divertimento. E so che Dio farà grandi cose questa sera. Anche nel divertimento che ci sarà dopo, la coppia sarà una coppia che andrà a casa di nuovo innamorata, ok? Non perché adesso non lo siete, ma lo sarete di più, ok? Allora, io voglio inizio io a condividere qualcosa, penso 10 minuti io, 10 minuti mia moglie, poi dopo saremo tutti tranquilli. Però ci teniamo a dire qualcosa dalla parola, perché è molto importante. Mettere le basi è molto importante. Questa serata è una serata che sta rallegrando il cuore di Dio. Chiedimi perché, pastore? Perché la famiglia è nel cuore di Dio. Già abbiamo detto tanto ieri sera, per quelli che vi siete collegati, è stata una serata veramente forte. Però io voglio dirvi solo questo. E Dio è veramente felice di ogni coppia che sta qui stasera e di ogni coppia che mi sta guardando. Non stiamo in diretta, ma con i nostri figli spirituali che sono fuori. E il tema della serata è innamorarsi ancora. Quanti vogliono innamorarsi ancora dei propri mariti, delle proprie mogli? Vediamo un po'. Ah, solo Tina qua alzata. Gloria a Dio per le mani che si alzano. E voglio condividere questo direttamente dal cielo. Dio mi ha parlato forte. Non voglio stare qui a predicare, ma voglio stare qui a... Sapete, molti che insegnano sulle coppie, sui matrimoni, non si mettono a nudo. Molti pastori o insegnanti che stanno qui non si mettono a nudo. E quindi vengono qui solo a fare gli insegnanti, i maestri, ma non si mettono a nudo. Questa sera noi vogliamo mettere la nostra esperienza a nudo. Perché vale più dire quello che si sperimenta in una coppia che 1000 insegnamenti. Che gli insegnamenti possono rimanere lì, ma quando porti l'esperienza, allora vale tanto. Quindi quello che vi dico... perché lo metto in pratica. E se c'è una sola cosa che non metto in pratica di quello che dico, autorizzo mia moglie a togliermi il microfono dalle mani, perché è molto importante. Vado subito al dunque. La Bibbia dice in Efesini 5:25-29, una cosa che conosciamo tutti, la conosciamo bene, dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza rughe o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Poi dice: allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come
la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. Ora, all'uomo è stato dato il compito più arduo, perché dice: amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Come Cristo ha amato la Chiesa? Domanda. Ha dato se stesso per lei. Io non voglio stare qui ad insegnarti niente di nuovo, però voglio dirti questo: il livello più alto dell'amore è dare la propria vita per qualcun altro. E lo so che questo dice una cosa così scontata, no? Ma non è scontata, specialmente nel matrimonio. Ognuno vive per se stesso. Non sto dicendo che non siamo dei bravi mariti. Sicuramente sei un bravissimo lavoratore, sicuramente sei un bravissimo marito. No, non voglio parlare di questo, però questa sera voglio darti una chiave di una dimensione dell'amore superiore. Darsi per la propria moglie, come Cristo ha amato la sposa. Quindi non è più che cos'è che mia moglie non fa per me, ma è piuttosto cosa posso fare io per lei. Perché Cristo non ha visto la sposa con la macchia, con la ruga, perché la sposa era piena di peccato, la Chiesa era piena di peccato. Ma Gesù ha detto: proprio perché così io do la mia vita per lei, per farla comparire senza macchie, senza rughe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la più alta dimensione dell'amore, cari miei, cari mariti miei, e dopo te leggo un altro versetto che qualcuno può fraintendere, è non pensare più al nostro egoismo, ma pensare al bene della compagna che Dio ha messo al tuo fianco. Perché se te l'ha messa al tuo fianco è un dono, e come dono va trattata come dono. Quindi è facile dire: vabbè, a casa deve fare tutto lei. È facile dire: vabbè, ma tanto vado in chiesa, la gente mi vede che sono bravo, alzo le mani. Non pensare la coppia, il tuo matrimonio stasera in chiesa, pensalo a casa tua, perché in chiesa siamo tutti bravi. Lascia stare un attimo la chiesa, pensalo a casa tua, nelle quattro mura dove nessuno ti vede. Perché se io voglio sapere i mariti come sono, non lo vado a chiedere al pastore, alla pastora, all'apostolo, basta che vada da tua moglie, e viceversa. Quindi il matrimonio non va vissuto in chiesa, il matrimonio va vissuto soprattutto a casa. Quindi come Cristo ha amato la Chiesa, noi mariti dobbiamo dare e amare dare la nostra vita per loro e amare loro. È importante sta cosa, è vitale. Quanto stai dando di te stesso a tua moglie? Non dare niente per scontato, sapete perché? Perché i nostri figli, quanti hanno figli qua? Chi non ce l'ha, li avrete, nel nome di Gesù. I nostri figli guarderanno noi, e quando loro si sposeranno, guarderanno, io mi ricordo di mio padre, io mi ricordo di mia madre, di come noi abbiamo amato, perché noi saremo. E sapete perché Dio mi ha cambiato? Perché io non ho avuto un buon esempio, e amo i miei genitori, li amo di un amore forte,
Quindi dicendo questo non sto dicendo che sono stati cattivi, ma anche loro magari hanno avuto, no? Perché vi sto dicendo questo? Perché finalmente possiamo mettere fine a una generazione senza un'identità. Perché il padre dà un'identità ai propri figli. La mamma fa un'altra cosa, ma il padre, mariti, dà un'identità ai figli. Come la possiamo dare un'identità ai propri figli? Amando la propria moglie, servendola. Non sto parlando di passare aspirapolvere, di lavare i piatti, che so che lo fate, almeno spero. Poi no, poi dopo ci appiccichiamo dopo. Almeno spero che lo fate. Sto parlando di qualcosa di più, cari miei. Cristo ha dato se stesso. La più alta dimensione dell'amore è dare se stessi e proteggere la propria moglie e custodirla e ascoltarla. Perché questo è come un eco nel cielo che poi ricade sulla terra e si espande nei propri figli. Ah, mia moglie che cosa? Il vaso debole va trattato come un vaso debole. Ah, pastore, tu parli, per te è facile. No, per me non è facile. Che non è che ho una moglie perfetta, come io non sono perfetto. No, questa è importante, sta cosa. Che qualcuno magari ci vede e dice la famiglia del Mulino Bianco. No, io non ci credo alla famiglia del Mulino Bianco, però credo a quello che dice la parola. Io tutti i giorni rimango sulla croce e non dico quella è la colpa sua. Quella è la colpa sua, no. Perché io ringrazio Dio per la donna che è, perché attraverso di lei ho imparato tante cose. Ho imparato il dialogo. Mariti, mamma mia, che uomo che sta. Ho una giornata di lavoro, devo tornare a casa, ma devo sentire mo che vuole. I figli. No? Cristo che cosa avrebbe fatto al tuo posto? Quindi ho imparato a dialogare, ho imparato a condividere. Ma perché non lo facevi? Perché lei mi ha fatto capire qual era la radice. Perché io non dialogavo, perché non ho ricevuto amore. Quindi era uno spirito anaffettivo, quindi avevo un problema. E lei non mi ha giudicato, lei non mi ha detto non sei buono a niente, lei non mi ha detto non sei un buono marito. A volte queste parole feriscono. Lei mi ha detto vieni qua, ti devo dire una cosa. Al momento mi ha fatto male quando me l'ha detto, sì. Però chi corregge ama, chi non corregge non ama. E io ho capito che lei mi ama veramente. E che ho fatto? Non ho detto mamma mia questa, no, ho detto grazie perché mi ha fatto capire ciò che mi mancava per essere un buon marito. Quindi amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Ragazzi, questo è un compitone che Dio ha dato ai mariti. Quindi il marito è il sacerdote. Non voglio parlarvi perché altrimenti ci vuole una conferenza su questo, però voglio darti proprio il succo. Quindi amate le vostre mogli, perché questo salirà come un profumo nel cielo. Non le lasciate lì, non gli date solo lo stipendio, non le lasciate lì a fare i servizi, a crescere i figli. Tanto tu questo sei buono a fare. No? Cos'è sbagliato, cari mariti? Voi potete essere quei mariti
dove veramente le donne, la moglie si viene a rifugiare. Dovete essere il miglior amico, il miglior confidente, il miglior amante. Marite, dovete essere quei mariti dove la donna si fa proprio, come dire, si accucciola proprio sotto le tue braccia, perché si sente amata, protetta. Che a volte succedono i tradimenti e cancello, però a volte perché succedono i tradimenti? Perché i mariti trascurano le proprie mogli. Per questo a volte succedono i tradimenti. Quindi mariti, se Dio ti ha dato una bellissima moglie, e sicuramente ti ha dato una bella moglie, custodiscila. E non c'è età per tradire, eh? Quindi custodiscila. Questa sera, se gli devi chiedere perdono, fallo. Ma no, come una cantilena, ti chiede perdono. No, no, fallo veramente di cuore. Digli, moglie, mamma mia, veramente non ti stavo amando come Cristo ha amato la Chiesa. Perché se tu ti vai a leggere come Cristo ha amato la Chiesa, caro mio, Cristo è andato in croce. Cristo si è tolto di mezzo. E non vuol dire che Cristo non si amava, eh? No. Proprio perché Gesù si amava, e adesso te leggo il passo successivo. Proprio perché lui si amava, ha potuto amare la sposa. Quindi, marito, proprio perché tu ti ami, puoi amare la tua sposa. Perché il matrimonio, alla fine, come inizia tutto con amore, poi dopo si affievolisce, no? Si perde per strada, diventa una routine, un'abitudine. Magari se prima gli portavi il caffè a letto, poi glielo fai trovare in cucina, poi dopo 2 o 3 anni nemmeno in cucina glielo fai trovare. Magari se prima gli preparavi la colazione quando andava a lavorare tuo marito, gli facevi il pacchettino, poi dopo qualche anno, ma che quello tanto va a mangiare fuori. Tutte cose piccole che mantengono un matrimonio acceso. Che poi con gli anni che succede? Che tu non la cerchi più. Dici, ma tanto devo fare il macio. Devo far vedere che sono macio. Macio di che? Sei fracio. No macio. Sei fracito. È così, cari miei. Vi dico queste cose perché ci ho passato, eh? Vogliamo, a volte vogliamo far vedere. Io piango pure davanti a lei. Non è che mi interessa più di tanto. Ma che è? Che taccia fabbrica? No, 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 no. La mia parte è essere un buon sacerdote, un buon marito e un buon padre. Poi Dio fa le cose sue. Dice così: allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. Quindi io mi prendo cura di lei teneramente. E se non credete a me, parlate con i miei figli. Perché i figli sono lo specchio. Dice, ah no, litigano sempre. Ah no, quelli non ne parliamo proprio. No. Deve essere al contrario. Perché faremo crescere una nuova generazione che parlerà bene dei propri genitori. E così sarà la generazione. La generazione, la generazione, la generazione. Se abbiamo fatto qualche errore, non stiamo qui mo col dito puntato. Le mogli dicono, hai visto pastore che ha detto? No, stasera ci deve essere perdono, grazia, misericordia. Quindi tu marito, proteggi tua moglie, ascoltala. Non fa niente che a volte vuole parlare alle 2 di notte.
ascoltala, digli ti amo. E io ero uno che non dicevo ti amo, ma tanto lo sa, certo che tua moglie sa che la ami, è normale, lo sa, se non t'ha sposato. Però quanto è bello quando glielo dici ti amo. No, e non gliel'ho detto solo qua, quanto è bello, ti fa sentire pure libero, quanto è bello quando a casa la cerchi, dove sta? Te vai a abbracciare, la vai a incoraggiare, gli vai a dire ti amo 10 volte al giorno, perché l'uomo ha un'indole, il ti amo o facciamo pace non glielo dice verbalmente, glielo vuole dire a letto. Là pure è un altro problema. Perché poi passano 3 ore, perché la moglie si mette di punta, dice fin quando questo non te lo dice, però dice dentro di lei, devi leggerle proprio dentro di lei. Tu basta che gli dici mezza volta ti amo, wow. Invece a volte che facciamo? Noi litighiamo, però poi vogliamo apparare nel letto. Ragazzi, non funziona così. Dice mamma, mi sapevo, non ci andava sta serata. Sto leggendo la mente di alcuni mariti. Invece no, se Dio, sto finendo, se Dio ci ha dato la grazia di avere una moglie, ci darà anche la grazia di saperla amare. Amen. Quindi tua moglie non è solo quella che ti lava i piatti, ti lava il cappottino, ti mette la mutandina a posto. Tua moglie è qualcosa di più, è un dono che Dio ti ha dato. Quindi se fino a 2 minuti fa la trattavi male, questa sera Dio ti darà la grazia di essere perdonato e di iniziare a trattarla bene. Perché mentre tu stai a lavorare, tua moglie a casa fa 200.000 cose. 200.000. Tu magari fai solo al lavoro, con 80.000 pensieri, non sto sminuendo i mariti, però magari tua moglie a casa fa 200.000 cose e ti aspetta con tanto amore che torni, almeno spero. Quindi dovrebbe essere così, quindi poi ascoltiamo pure la parte femminile. Quindi mariti, allora quanti mariti vogliono che Dio ascolti le vostre preghiere? 1, 2, 3, 4, cioè volete che Dio ascolti le vostre preghiere? Cioè voi pregate? E quante volte avete detto, ma Dio, sembra che Dio non mi ascolta? Mariti, avete mai detto sta cosa? Dici, ma come, sembra che stasera voglio darti una risposta proprio chiara. È scritto, e finisco, l'ultimo versetto. Prima lettera di Pietro 3:7, vedete che è scritto. Anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna. Cioè non fare di tutto per scappare da tua moglie. Ma in naso supporto, pastore. Vivete insieme alle vostre mogli. Vivete insieme alle vostre mogli. Anche quelle che si devono sposare, ascoltando bene. Come è un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita. E qua viene il bello, cari miei. Affinché le vostre preghiere non siano impedite. Ragazzi, segnatevi bene sta cosa sul cuore, ma quello Dio non mi ascolta, prego per il lavoro e sembra che il lavoro, prego per questa cosa, il miracolo. Uno dei motivi perché Dio non ci ascolta è questo, perché non stiamo vivendo con le mogli, perché non le stiamo amando,
perché non le stiamo onorando. Sto versetto è tremendo, però a volte andiamo da tutti, dall'apostolo, dal pastore, ce la pigliamo addirittura col diavolo, quello è lui, iniziamo a parlare, a sbraitare, a urlare. Calma, la Bibbia è chiara: affinché le vostre preghiere non siano impedite. Che significa siano impedite? C'è un ostacolo, c'è qualcosa che impedisce la risposta di Dio. Ma perché Dio è cattivo e non ti vuole rispondere? No, perché questo è un impedimento. La preghiera, la risposta arriva, ma non arriva a te, arriva al blocco, all'impedimento. Perché? Perché non amiamo le nostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, perché non le stiamo onorando, perché non le stiamo servendo, perché non le facciamo sentire amate, non le facciamo sentire donna. E io lo so che qualcuno dice: ma io non ci volevo venire stasera, mi hanno costretto. Però mariti, è tempo, veramente è tempo, perché noi non abbiamo un'altra vita, una vita abbiamo, e io voglio viverla non pensando a me stesso, che non vuol dire non curarsi, che mi vedete come sono bella, no? Però è bello non più pensare a noi stessi, capitemi, nel senso no di trascurarsi, ma è bello far stare bene lei. Io vivo per far stare bene lei. Il mio più grande desiderio è di vedere mia moglie felice. Il mio più grande desiderio è questo. Non mi sposavo. E dice: vabbè, per te è facile, siete sposati da poco. No, non è questo. È che so di che parlo. So di che parlo, e ci sono dei principi di divorzio che è meglio non metterli in pratica. Quindi io vivo per vedere mia moglie felice, benedetta, senza rughe e senza macchie. Qualche rughetto piccolino. Perché questo? Perché voglio rendere lei partecipe della grazia che Dio mi ha dato. Quindi a che serve tenere il punto? A che serve avere un matrimonio come tutti quanti, come tutto il mondo lo vive? Come tutto il mondo fa così, faccio pure io così. La metto da parte, mi vivo la mia vita, non gli condivido niente. Non serve a niente. Perché poi quando mi metto a pregare, Dio fa così. Non ci ascolta. Quindi oggi ti ho dato una chiave, perché a volte le preghiere non arrivano a casa tua. Mariti, ci sono mai state a volte preghiere che non sono arrivate? O no? Dice: ma ecco, questa era, allora da stasera amerò mia moglie più di un'altra cosa. Perché è così. Magari stai chiedendo un miracolo, magari stai chiedendo una preghiera per il tuo lavoro. Non ci sta niente male, e Dio vuole risponderti, perché Dio ti ama, uomo. Dio ti ama, marito. Dio ti ama. Quindi metti in pratica questi piccoli principi. Io ti faccio vedere come il cielo si apre. Non ci sarà più impedimento. Non ci sarà più impedimento. E qualunque preghiera tu farai sarà un profumo che arriverà a Dio, e Dio ti risponderà. Qualunque preghiera tu farai, per te, per tua moglie, per la tua casa, per il tuo lavoro, qualunque preghiera. Perciò la Bibbia dice: qualunque cosa chiederete nel mio nome, io ve la darò. Perché stai amando tua moglie come Cristo ha amato. Fai così e non avrai bisogno più di andare dal pastore ogni volta. Pastore, prega per questo, pastore, prega per questo, pastore, prega per questo. Amen. Quanti si devono ancora sposare? Alza la mano. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Siete avvantaggiati, no?
Quindi potete già mettere in pratica queste cose. A quanti mariti non vi è piaciuto sta? A quanti mariti avete ricevuto questa parola nel cuore e direte alle vostre mogli stasera quando andate a casa: ti chiedo perdono per tutte le volte che non ti ho ascoltata. Non glielo dite, ragazzi, perché non glielo dite e poi domani non lo fate. Cioè, ma state capendo? Non c'è bisogno che tu vieni avanti, devo pregare per te, per i matrimoni, perché ragazzi, se poi non mettiamo in pratica, ok? Quindi quando vai a casa stasera, domani, dopodomani, chiedigli perdono tutte le volte che non ti ho ascoltato, tutte le volte che ti ho trattato male, tutte le volte che non ti ho fatto sentire amata, tutte le volte che non ti ho fatto sentire donna, ti chiedo perdono. Cioè, qualcuno può dire: pastore, ma io già lo facevo questo. Gloria a Dio, gloria a Dio. Però per quelli che non lo facevano, mettete in pratica questa cosa affinché le vostre preghiere non siano impedite. Amen. Tengo un problema, mi sono dimenticato quello che dovevo dire. Io posso raccontare quello che ho vissuto, quello che Dio mi ha cambiato. Lui è più bravo a predicare. Noi siamo sposati da 7 anni. E io ero un carattere molto particolare. Non è che amo su perfetto. Non lo saremo mai. Ho vissuto tanti anni, sono stata sola, quindi molto, molto indipendente. Qualsiasi decisione la prendevo per me stessa, quindi non avevo bisogno di chiedere al mio partner se dovessi fare o meno una cosa, la facevo appunto perché ero sola. Ho viaggiato tantissimo da sola e ero pure convinta di me stessa. Quando poi mi sono sposata con lui, in fondo al mio cuore, io ero convinta io di saper portare avanti la famiglia e che mio marito non ne fosse capace. Però queste cose non gliele ho mai dette, io le pensavo io dentro di me. O che magari avevo io la gestione economica della casa, perché dicevo: un sapo fa buona, perché noi siamo donne del sud, siamo matrone, no? La donna, tu sei l'uomo e vai a fatica, pur tu stipendi a casa, ma un lo gestisco io. Anche sulla crescita dei figli, magari anche di dare una medicina, mio marito magari mi consigliava una cosa, no, saccio fa io, tu non ti preoccupa. Sentendomi quasi solo io l'autorità sulle mie figlie. Anche magari quello che si doveva comprare in casa, tutto quello che si doveva fare in casa lo stabilivo io. Gli dicevo pure che pensi, però poi fondamentalmente lì. Oppure magari dovevamo comprare dei vestiti, no? Diciamo che in 7 anni sempre incinta, quindi no, sempre gli stessi panni avevo. C'è stato mai un periodo che ero magra, mo' sono magra, sono più magra, quindi mo' mi sto comprando i vestiti nuovi. E quindi quando scendevamo per comprare i vestiti, la prima cosa io pensavo a loro, a lui, ai suoi figli, alle nostre bambine. Per me era una priorità. Allora andavamo nei negozi e compravo a loro. Magari poi si faceva tipo tardi, ci eravamo scocciati. Succedeva sempre qualcosa e io ero sempre l'ultima che doveva comprare qualcosa. E allora vedevo i bambini si manifestavano, i ragazzi si scucciavano. Mio marito, esaurito di tutta questa situazione, faceva: buon, fa niente, lascia stare, tanto io poi ce li ho. E ce ne andavamo a casa.
Però io non vi nascondo che quando poi andavo a casa e magari poi, magari la domenica dovevo venire in chiesa, il giovedì, io non tenevo niente da mettermi, mi guardavo i vestiti e facevo, e certo, che chi loro li devono tenere, io non ho già tenuto niente, perché per loro tutto cosa, a me nessuno mi pensa, cioè mi auto fustigavo e mi auto frustravo, perché a loro li compravo, a me no, e io poi pretendevo che in testa loro dovevano pensare che io ne avevo bisogno e che quando io dicevo no, no, io li tengo, dovevano insistere che io poi li dovevo avere. Cioè è tutto un ragionamento rumi che facciamo molte donne, perché prima li fai supereroe e poi ci sfoghiamo sugli uomini, che la capa fondamentalmente noi non abbiamo portato a compimento, perché non bastava niente a dire senti io mi devo comprare qualcosa perché io non tengo niente. Quello lo faceva. Siccome io per 7 anni sono andata avanti così, arrivando che poi la domenica facevamo tardi in chiesa che mi guardavo nello specchio, ero diventata grassa, cioè ero grossa, ragazzi. Faccio schifo, non sono che buono, guarda che schifo, guarda che panza, guarda che coscio, chi sta solita in questi van, sono che peggiore la casa, tutto quanto è bello rindepinde, io no. Però nessuno mi aveva messo in quella condizione, l'avevo fatto da sola. Però non capa a me, era colpa loro. E non è solo questo episodio, sono tanti episodi che sono successi. Quando poi è successo che sono stata in ospedale, i bambini, Dio mi ha portato a riflettere tanto. E Dio mi ha ministrato in questo. Un giorno me ne andai in camera da letto e non piango perché non sto bene, perché pensate i bambini, no, perché Dio mi ha proprio cambiata. La morte dei miei figli è stato un cambio radicale della mia vita e la morte porta frutto, credetemi, almeno quella dei miei figli. Me ne andai in camera da letto e iniziai a piangere, che dicevo, perché? Perché poi volevo dar Dio una spiegazione a tutta questa storia. E Dio mi disse, leva un momento in bambini da mezzo, siamo io e te, parliamone un poco io e te. Io mi sono dovuta confrontare con me stessa. E ho visto quante volte io l'ho umiliato, sentendomi superiore. Però il Signore mi mostrava proprio quelle precise situazioni. Ci vedi qua? Guarda quanto orgoglio hai avuto. Vedi qua? Ti sentivi la super mamma. Vedi questo? Vedi questo? E poi mi disse, vedi, quando tu sei stata in ospedale, lui è stato un bravo papà, anche senza di te. Lui ha saputo portare la casa avanti anche senza di te. Mai un giorno non ti ha portato da mangiare. Tutti i giorni ti portava i pigiami puliti. E io ho chiesto profondamente perdono a Dio. Ho detto, Signore, perdonami per il mio orgoglio. Tuo marito non merita questi atteggiamenti. Questo lo dico a voi come lo dico agli uomini. Quando poi io ho guardato la morte faccia a faccia, ho detto, cali improvvisa vita può cagnare. Quindi ho iniziato ad apprezzare tutto di mio marito. Ho imparato anche ad amarmi di più. E quindi oggi quando voglio un vestito dico, ho un paio di scarpe, ho detto, tanto a me scendere perché mi ha già catti scarpe. Così io quando scendo ho le scarpe e non mi esaurisco con mio marito e penso che lui non mi ama o che lui non pensa a me, pensa sulla IS e fai tutti questi trip mentali e si litiga, si creano delle barriere. Quando la cosa è più bella è dire ho bisogno di un paio di scarpe. In Matteo 7 dice che parla della casa sulla roccia, no? Dice non giudicare per non essere giudicato. Non guardare la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello, che tu tieni una trava. E io lo giudicavo perché magari lui precedentemente magari non è stato un buon marito o non ha saputo
gestire la sua casa. Io ne parlo perché prima di parlare con voi ho parlato con mio marito, mi sono confessata a lui, che lui per me è il mio migliore amico. Lui non sembra perfetto, però per me lui è il mio migliore amico. Io gli dico tutto, dico: Antò, sai, ho pensato questo di te e io ti devo chiedere perdono. Io pensavo che lui non era capace di fare le cose e non mi fidavo. Era fai pure con la chiesa. Quante volte abbiamo litigato dopo i tabernacoli? Voi non lo sapete, ma noi a casa abbiamo litigato perché ero convinto che ero colpa sua, perché non mi mettevo la musica giusta. E invece no. Però lui è stato tanto paziente. Lui non mi ha mai detto: guarda, lui ha solo pregato. E un giorno stavamo andando a Salerno, qualche settimana fa, stavamo accompagnando sua figlia in questo processo, che processo che Dio mi sta facendo, e stavamo in macchina e lo Spirito Santo inizia a parlarmi e mi dice, mi mostrava queste cose, mi dice: tu sei frutto delle sue preghiere. In che senso? Dice: sì, tu sei frutto delle sue preghiere, perché lui ha pregato tanto che tu cambiassi, senza però accusarti mai una volta. Invece tu li sembri accusato. E lui non si è mai girato contro di te facendoti magari dei dispetti. Lui non l'ha mai fatto. Lui è venuto davanti a me e me l'ha detto. E io lo guardavo sott'occhio per dire: glielo dico o non glielo dico. Ma poi a un certo punto gli dissi: Antò, ti posso fare una domanda? Che poi volevo capire veramente di me parlate. Dici, mi stavano un po' provata, tanta situazione che capitano nella vita. E lui mi e io disse: Antò, ma veramente tu hai chiesto a Dio, hai pregato per me che io cambiassi così con lì? E lui mi fa: e a te chi te l'ha detto? È vero, sì o no? Cioè, voglio sapere. Shuma. E lui dice: sì, Shuma. Dice: sì. E io gli dico: lo sai che Dio me l'ha detto? Ha detto: tu sei frutto delle sue preghiere. Il cambiamento che stai avendo è perché lui me l'ha chiesto. E oggi qualsiasi cosa devo fare, dobbiamo fare, io mi confronto con lui, non mi sento più la superdonna della situazione. Ho chiesto profondamente perdono a Dio: Signore, perdonami quando l'ho urlato contro, quando ero convinta che avevo ragione io, umiliandolo come uomo, come padre. Lui è un valore aggiunto che tu hai dato alla mia vita, io voglio onorarlo. Quindi donne, se volete veramente che vostro marito viene a casa e ti chiede perdono, mettiamolo anche nella situazione di chiederci perdono, meno Jezebel e più amore per i nostri mariti. Perché l'uomo che Dio ti ha dato, te l'ha dato Dio. Quindi lo devi rispettare, lo devi amare. Non litigherete più. Come? Sì. Per me questo è un periodo particolare, no? Maturare tante cose. E per me Antonio è il mio psicologo. Sapete, molte volte ci teniamo pure tante cose dentro e diciamo: ma chi mi capisce, ma chi c'ha già risci? Il marito non è convertito, oppure mia moglie non è convertita, non mi può capire. Mio bene, se tu aprissi veramente il tuo cuore a lui o a lei, lui ti capirebbe. Perché alla fine i problemi che si hanno in casa sono tutti e due. Non ci sentiamo le sofisticate della situazione di portare noi i pesi. Io mi sono arresca e non ce la faccio a le portare. Mi sentivo io il maschio. Io sono il vaso debole. E questo non vuol dire debolezza. Però oggi vado da lui e dico: Antò, oggi mi sento di piangere.
Io per anni non l'ho fatto, lo faccio, come non porto. Perché lui è la mia parte migliore, se non lo dico a lui, a chi lo devo dire? Oppure devo vincere delle paure? Quanto tengo sto limite? Oppure all'improvviso non voglio stare a casa, voglio andare a scendere? Io lo faccio. Ma come lui altrettanto. Mo c'ha 49 anni, si sta facendo picchiarilla, è diventata sensibile. Mo si pure se vede mare fuori piange. Poi lo guarda e dico, andò, che stai piangendo? E fa, lasciatemi sta, facetemi lo fanno poco. Questo non è debolezza, ragazzi. Noi ci stiamo mettendo a nudo, questo non è per farvi pietà. Noi ci stiamo riscoprendo. Anche nelle lacrime, anche nella morte dei figli. È una cosa che ci accomuna, mica sono morti solo a me. Il dolore mica è solo la mamma, l'ha fatto con me. Prima che sono, stavano dentro di me, li teneva lui, li ha tenuti per 48 anni. Il dolore si condivide, le gioie si condividono, quindi innamorarsi ancora, perché? Perché ne vale la pena. Tuo marito, tua moglie non è il tuo nemico. Lo so, la Chiesa è stata messa a dura prova, però io credo che tutto coopera al bene. Questi bambini sono stati particolari. Ci hanno cambiato. Noi ci stiamo riscoprendo di un amore straordinario. Io lo amo ancora di più perché è il miglior papà. Per me è il migliore amico. E noi siamo più forti, anche più della morte. Quindi il mio incoraggiamento è, se magari siamo un po' di esempio, io non voglio dare lezioni a nessuno, perché ci stanno persone di 60 anni qua che mi possono insegnare, capito, no? Però magari attraverso questa cosa posso dirvi, ci si può rinnamorare ancora. Giusta età. Noi ridiamo, facciamo casino a casa, e ci scriviamo ancora i messaggi belli, perché noi abbiamo una vita e la dobbiamo vivere al meglio. Quindi rinnamorati di tuo marito o di tua moglie. Questo è tutto quello che avevo da dirvi. Io ho finito. Ok, quindi voglio concludere con una preghiera. Prendi la mano di tua moglie, di tuo marito. Quella mano che stai stringendo è la Genna, prendi la mano di tua moglie, non ti preoccupare, lasciala in media. Quella mano che stai stringendo è la cosa più cara che Dio potesse darti. Se c'è sta qualche persona single in fede, stringi la mano di tuo marito o di tua moglie. Sì, sì. Ricordati di questa cosa che gli stai stringendo la mano, perché lo devi fare tutti i giorni. Ok? Padre, nel nome di Gesù Cristo, ti ringraziamo per queste coppie, queste famiglie che tu hai portato qui. Spirito Santo, ti chiedo di entrare in ogni famiglia. La Bibbia dice che una corda a tre capi non si spezza.
sii tu quella corda a tre capi, Signore. Che sia una serata di perdono, di chiarezza, di venirsi incontro. Che la nostra testimonianza di vita possa arrivare ad ogni cuore questa sera e non solo. E che non possa essere solo una serata, ma che possa essere un inizio di un tempo nuovo nel matrimonio. Di ritornare al primo amore e di mantenerlo acceso in tutte le aree, Signore. Spirito Santo, grazie per ognuno di loro. Che i nostri cuori possano fondersi l'uno verso l'altro e diventare un sol cuore, così come la parola dice, diventeranno una sola carne. Sii tu al centro del nostro matrimonio, che ogni cosa possiamo portarla a te, Signore, i pesi, preoccupazioni, a volte anche le gioie. Che possiamo portare tutto a te. Vogliamo imparare ad amarci, vogliamo rinnamorarci di nuovo questa sera. Ti diamo grazie per ogni cosa, perché sappiamo che qualcosa è scattato e cambiato dentro di noi. Sentiamo forte la tua presenza e noi vogliamo benedire ogni matrimonio. Signore, vogliamo benedire ogni coppia che è qui questa sera. Che tutto possa essere nuovo, nel nome di Gesù Cristo, non importa l'età, chi è giovane, chi è meno giovane, non importa, Signore, noi apriamo i nostri cuori al cambiamento, a chiederci perdono gli uni gli altri, Signore, perché? Perché le nostre preghiere non siano impedite e perché possiamo crescere una generazione di figli con una sana identità della famiglia. Visto che oggi nel mondo si è perso anche questo, noi vogliamo essere quella famiglia, quella coppia che marca la differenza. Vogliamo crescere figli e figlie sani, vogliamo dare un buon esempio a loro. Per questo, Padre, ti ringrazio, perché tu sei stato con noi. Quel che fa ricchi, dice la parola, è la benedizione dell'Eterno. Benedici il nostro entrare, il nostro uscire. Sii tu, Signore, il Signore del matrimonio. Grazie, papà, per quello che hai fatto stasera e per quello che farai tra poco. Grazie, questo è frutto del tuo amore. Grazie per mia moglie, la benedico. Grazie per questo dono. Straordinario che tu mi hai dato. Grazie, papà. Grazie per i miei figli. Straordinari. Ti benediciamo, Signore, per ogni cosa. Ti riconosciamo come il Signore e il Salvatore. Nel nome di Gesù. Amen. E amen. Puoi baciare la sposa. Puoi abbracciare tua moglie. Digli ti amo, ti voglio bene. Diglielo, diglielo.